Allora, tantissimi mi dicono: ma io voglio iniziare un'attività, però non so cosa vendere. Questa probabilmente è una delle cose che meno persone sanno all'inizio. Io non sapevo cosa vendere. Si fa un'analisi di mercato e si capisce quali sono i tre grandi insiemi di prodotti e servizi che uno può vendere. Allora, il primo sono i prodotti fisici. Sono tutti quei prodotti, ovviamente, che puoi toccare con mano, no? Il secondo sono i software o comunque servizi, quindi consulenze piuttosto che software. Io ne ho fatti per operare sui mercati, software per le aziende. C'è gente che guadagna semplicemente gestendo social alle persone. Terza cosa sono i prodotti digitali, per esempio ebook, per esempio creare un percorso di affiancamento, creare un corso a riguardo, da personal trainer a come fare il dentista, a come fare una cosa specifica. E tanti magari dicono: ma io non ho quella competenza lì. Vabbè, uno, se non hai quella competenza lì, devi apprendere una competenza, questo è il primo step. Seconda cosa, se comunque tu hai delle competenze e sei a un livello successivo della carriera, per esempio da dentista piuttosto che avvocato piuttosto che commercialista, rispetto alle persone a cui vendi, non è che devi essere il miglior commercialista per iniziare a vendere servizi su quell'ambito lì, devi semplicemente essere un capitolo avanti rispetto a chi vendi. Io non mi reputo un imprenditore stellare, uno dei più forti in Italia o altro, semplicemente posso aiutare le persone dicendo quello che per me e per la mia esperienza ha funzionato, fino ad arrivare a un massimo di 200.000 euro al mese con la profittività, perché è lì che sono arrivato io. Quindi tutti quelli sotto ti posso aiutare, quelli sopra ovviamente no.